Venerdì 22 dicembre, Milano, via Albricci, sciopero dei lavoratori della grande distribuzione contro la mancanza del rinnovo del contratto. Parliamo con Angelo, delegato Esselunga, sostenitore della lista per una sinistra rivoluzionaria alle prossime elezioni. Angelo, perché siete in piazza oggi? Ma siamo in piazza perché c'è un contratto che è scaduto ormai da 4 anni e Federdistribuzione non vuole assolutamente rinnovare il contratto se non alle loro condizioni, che sono condizioni peggiorative per noi lavoratori. Bassi salari, aumento della flessibilità, delle disponibilità, obbligo del lavoro domenicale, per cui le cose principali sono queste. Senti, ma alle prossime elezioni di primavera si andrà a votare. Tu, oltre che delegato, sei anche un militante politico della lista che stai raccogliendo le firme per votare le elezioni. Come mai delegato, politica? La politica oggi è odiata dai lavoratori. Come mai ti sei buttato in questa avventura? Perché bisogna superare questo concetto, in quanto non è vero che la politica non riguarda i lavoratori, anzi è l'esatto opposto. E credo che i lavoratori debbano iniziare a interessarsi della politica e mettersi in gioco, perché le scelte politiche ricadono sui lavoratori. L'ultimo esempio potrebbe essere il Jobs Act, è una scelta politica che è nettamente contro l'interesse dei lavoratori. Cosa distingue la tua lista dalle altre liste? Perché un lavoratore dovrebbe votare questa lista? Anche qua la risposta è abbastanza semplice, perché non esiste una forza a sinistra che rappresenti i lavoratori, una forza di classe, per cui noi chiediamo di sostenerci, di firmare per la nostra lista proprio per avere una forza politica di sinistra, anticapitalista, che sostenga e che rappresenti i lavoratori e anche il Parlamento. Cosa significa parlare di rivoluzione oggi? Significa porre al centro del tema politico il cambiamento di questa società, perché tutte le conquiste che noi facciamo oggi attraverso la lotta sindacale saranno momentanee e temporanee se non c'è un cambiamento strutturale della società. Ma per te il sindacato fa abbastanza per i lavoratori oggi? No, non fa abbastanza, dovrebbe fare molto di più. Ma anche qui non è solo una questione di lotte, che comunque sono importanti, ma è di rappresentanza di classe. Non è un sindacato che ha come obiettivo centrale la rappresentanza di classe e lo scontro di classe nel paese.